Avevate la partita più volte in mano, anche quel 9-6 al tie-break, poi si è spenta l'imoco. Cos'è successo? Che idea ti sei fatto di questo finale? Ma è una partita giocata tecnicamente non bene da parte nostra, perché abbiamo avuto più volte la possibilità di allungare con loro e invece abbiamo perso qualità tecnica in attacco, abbiamo perso qualità tecnica spesso a muro e questo ha permesso sempre poi di far rientrare Modena, che ha fatto comunque una partita di altissimo livello. E quello che abbiamo pagato noi è giocare un po' a corrente alternata e nelle azioni lunghe perdere qualità tecnica in quello che facevamo. Un peccato perché anche nel secondo set eravamo avanti, stavamo facendo bene e poi abbiamo avuto sempre dei cali importanti anche alla fine del set, del terzo set, quando eravamo lì, cioè abbiamo sempre un pochino rifiatato, no? E questa cosa qui di giocare a corrente alternata, secondo me l'abbiamo pagata tantissimo a livello tecnico, perché poi la qualità tecnica non è stata quella solita che esprimiamo. Calendario fitto, i tanti impegni, campionato, Supercoppa, Coppa Italia, Champions, lo state un po' pagando a questo punto della stagione? Ma sicuramente siamo un pochino carichi di lavoro perché abbiamo fatto benzina per affrontare questi 2 mesi e abbiamo ancora un po' di benzina da smaltire. E in più le ragazze stanno tirando già da un po', perché comunque è arrivata Fossette, che può essere un cambio per Serena, ma ancora non abbiamo nessun cambio per i posti 4, quindi anche loro devono tirare sempre. E questa qui è la cosa che stiamo magari un po' pagando adesso, nel senso che le ragazze magari dovrebbero rifiatare un po' di più e non abbiamo modo di farle rifiatare come dovrebbero, ma secondo me abbiamo fatto un lavoro incredibile in questo fino a oggi, perché erano 2 mesi che non perdevamo una partita e l'abbiamo persa giocando punto a punto, anche se con la qualità tecnica un pochino al di sotto. Adesso dobbiamo riguardare le cose che sono mancate e continuare a spingere come abbiamo fatto fino adesso, e aspettando poi che Carolina torni disponibile in modo da poter avere una persona in più da poter gestire all'interno della squadra.